È stupendo. Ti piace? Chissà quanto avrei speso. Questa sera devi essere al teatro, la più bella di tutti quanti, eh? Vieni. Onorevole, qui le cose vanno un pochettino male. La polizia mi sta intorno. Tutti quanti, bisogna vederci, onorevole. Don Salvatore, so tutto. Io questa sera passo di lì che vado a Roma e ne parliamo a voce. Ci incontriamo al solito albergo. Buonasera, sono benvenuto. Si è visto per caso l'onorevole? No, non si è visto. Ancora no? No. Va bene, aspettiamo un secondo. Benissimo, prego. La ringrazio. Buonasera. Buonasera. Buonasera, onorevole. Buonasera. Sono benvenuto. Salvatore. Sì, va bene. Ciao, Fede. Non mi siete fatto più sentire qui, la situazione è critica. Ci stanno qui la polizia che ci sta presso, i carabinieri. Poi voi conoscete il capitano dei carabinieri, vedete un po' da fermare questa situazione. Perché è duro, sì. Non ci possiamo muovere. Va bene, ora vediamo un pochino. Senti, allora fai una cosa, Francesco, domani mattina ricordami di fare quella telefonata. Va bene, onorevole. Così ne parliamo un pochino e vediamo di sistemare. D'accordo. Solo stai qua, fai questo percorso e qui c'è l'abitazione, va bene? Deve essere preciso, deve essere, senza farsi notare da nessuno, va bene? Allora tu, con quest'auto? Ma sti picciotti con Salvatore, ma che... Intanto serve solo da vedere, perché dobbiamo vedere con l'onorevole noi, va bene? Io domani ho l'appuntamento con l'onorevole, e tu intanto vedi la situazione. Ma quello che devo fare non sono... Tu fai quello che ti dico io, e poi tu fregatene, va bene? Ma io voglio trovare un uomo... Ci sono altre 3-4 persone che fanno quel lavoro, adesso devi solo guardare. Va bene. Va bene. Guarda, guarda, c'è stasera qua. Guarda, Don Salvatore. Guarda, che guarda, guarda, proprio incredibile, era l'uomo che non ci vedeva. Fermi, fermi, che ci sta avvenendo il commissario Fontana, mettete per là, vieni, vieni. Bevete. Salute. La salute. Salute. Guarda, guarda. Oh, minchia, baciamo la mano, commissario. Come va, commissario? E beh, dove è stato lei, signore? Veramente sono stato all'estero per lavoro. All'estero per lavoro? Per lavoro. Ma come mai, anche quando lei non c'è, c'è? Ma purtroppo questa è la situazione, devi controllare tutto quanto. Ah, ecco, controllare i vari affari loschi di cui... Ma quali sono gli affari loschi, commissario? Sono tutti lavori puliti. Ah sì, ecco, belle facce. Ma perché? Ci state a fare l'interrogatorio? Belle facce, sto facendo un soliloquio. Commissario, lei con tutte queste battutelle spiritose va facendo qualche cosa? No, io sto solo osservando. Come vai da queste parti oggi? Io sono dappertutto. Ma le domande qui le facciamo noi, non lei. No, perché domande? Perché dobbiamo fare le domande? A questo punto che c'è, sta l'interrogatorio? Lo sta facendo lei a noi. Ah, ma siete venuti per lavoro? Noi siamo sempre al lavoro. Ah, mi sta bene. Senta un po', lei che adesso... L'aria dell'estero gli ha dato un po' di... Superanza. Superanza sì. Giovanile. Minchia, guardate come sono belle, Cioè, mi dica una cosa, lei che sa tante belle cose, mi vuol dire un po' qualcosa del povero Amedeo? Chi è Amedeo? Io non lo conosco. Non lo conosco. L'hai visto, commissario? E mi spieghi qualche cosa, commissario? Lei sta facendo le battute spiritose. Voi sapete qualcosa? Magari Amedeo non lo abbiamo mai visto. Lei lo conosce? Mai visto. Commissario, non sappiamo neanche dove abita. Non esiste, mai esistito. Voi, Amedeo? Non lo conosco. Voi, Amedeo? Non lo conosco. Amedeo? Mai visto. Ma voi hai visto?
Non ci ha dato 2 più 2, quanto fanno? 6. E che Don Calogio, mio paziente. Don Calogio poteva rispondere un altro. Don Calogio non ci vuoi. Mi ha antenato. Ci risentiamo, arrivederci, commissario. Ci risentiamo. Alla salute, commissario. Ci risentiamo e ci rivediamo. Arrivederci, commissario. Salute. Salute bene. Ragazza, fammi vedere. Tu vai a vedere quello che fai col commissario, che fine ha fatto. Ragazzi, allora siamo d'accordo. A questo momento sapete tutto quello che dovete fare, perché ormai qui non ci dobbiamo vedere più. Tu vieni alla mia casa. Sì. E venite tutti là e vediamo quello che si deve fare. Però mi raccomando, fate quello che vi ho detto da fare, eh? Va bene? Va bene, Don Salvatore. Va bene, ora andiamo via, perché sennò qui l'aria scotta. Dovevo far fuori Don Salvatore. Perché quello che mi ha fatto non la può passare liscia. D'accordo, d'accordo. Dovevo trovare un modo. Il modo ci sta. Ci sta. C'è un tizio della banda di Don Salvatore. E diccelo chi è. Buono, sei troppo nervoso. C'è un tizio della banda di Don Salvatore che ha dei riguardi verso di me. Si chiama Mario. Mario. Perché? Vedete, cari ragazzi, quella pallotta che abbiamo messo qua. Però non cammina più bene. Attento. Grazie. Non cammina bene. Accomodati. Quella pallotta. Ce la vuoi tutto qua. Mi sono spiegato. E tocca a me. No, non ha capito niente. Sempre il solito, capisci, in cazzo. Ora, rintracciatemi sto marito. Fatelo in capito. Sono qua. E sto io qui. Che verso di me. Scendi qua. Piove, sta calmo Mario, sono venuto solo per parlare, sta buono, sono disarmato. E che cosa vuoi? Cerca San Romolo, ti devi parlare, è una cosa seria. E cosa vuole San Romolo da me? Tu lo sai, Mario, che io e te siamo amici, da vecchia data. Adesso andiamo con me, andiamo da San Romolo. Se per questo possiamo pure entrare, mica c'ho paura di San Romolo. Buongiorno, Toro. Voi cercate, che volete? Mario, mi serve un piacere. Come tante altre volte ti è successo a te. Io so che Don Salvatore sta in brutte acque. Brutte. Che volete? Quello che voglio da te, se mi dovessi far piacere, devi passare da parte mia. A Romolo, lo sai come dicono in Sicilia, che picciotto senza soldi è una ladrina. Io so che Don Salvatore sta in brutte acque, a me servono i soldi. Se mi accontentate, posso fare pure questo caso. Lo so. Sto contentato l'altra volta e te contento pure adesso. Dimmi di che devo fare, di che si tratta. Perché sei come dici tu, no? In gergo siciliano, picciotto.
E noi chiacchi a Roma siamo figli di niente. Vabbè. Come ti fa? Trovando un Salvatore. Un Salvatore lo faccio trovare. Me lo fai trovare. Lo faccio trovare. E lo faccio trovare al momento buono. Capito? Ci sentiamo. Beh. Acqua in poco. Don Salvatore, ci sono le brutte notizie, ci sono. Sono le brutte. Mariucci ci ha tradito. L'ho visto parlare con Romaletto. Chi è no? Ah, Mariuccio. Va bene, non c'è nessun problema. Chiama tutti i picciotti, venite a casa mia questa sera, va bene? Hai capito? Tutti quanti, eh? Onorevole. Avete guardato quella situazione? Ho controllato, Don Salvatore Conti. Effettivamente era come dicevate voi. Gli appalti di Catania, da Napoli, i 35 miliardi se l'ha fottuto lui. Minchia, è proprio come dicevo io, onorevole. Qui bisogna fare quel lavoro, bisogna fare. E muoversi, perché qui bisogna far vedere che noi siamo forti, va bene? Salvatore, io già ho preso tutte le precauzioni. Ho qui una mappa del percorso che fa la figlia dalla scuola, è tutto scritto qui, Don Salvatore. Va bene, per telefono ci sentiamo. Arrivederci. A San Benedica. Arrivederci, Don Salvatore. Arrivederci. Buongiorno, sono Sara Corleone. Potrei parlare con mio marito? Sì, grazie. Salvatore, puoi venire a casa? Sara, che è successo? Ti devo parlare. È una cosa molto seria. Ma mi devi spiegare che è successo? Ah! Ma senti, ma io non ne posso muovere, con tutta questa attività che abbiamo qua, mi cambio fermi, 60 persone che devono pensare, quello devo fare, su, che è successo? Dimmelo. Ma secondo te, Salvatore, chi è più importante, l'azienda o io? Che è successo? Mi devi dare spiegazioni. Che spiegazione ti devo dare? Spiegami, no? E la pistola nel cassetto? Tutto questo, la pistola nel cassetto.
Per tutto questo non si è mai fatto cuore di corsa. Per tutto questo. Ma tu lo sai che questa mi serve per il lavoro, per l'attività, quando vado a fare i viaggi, con tutta questa delinquenza che c'è in giro. Ma io non sapevo che tu avessi una pistola. E non c'era bisogno mica che facevi tutta questa situazione. Va bene. Su, che domani andiamo all'ippodromo. Ti porto a cena fuori. Sei contenta? Sì. Dovevi partire già. Ho fatto tanti americani. Va bene, devi recuperare e andare, hai capito? E sbrigati a ritornare, eh? Va bene. Ciao. Vai, vai. Ecco, vengo. Pronto? Ragazzi, ma perché ancora non siete partiti? Venite, vi sto aspettando all'ingresso dell'autostrada, forza! Va bene, sbrigatevi. Se non stavamo lì neanche vedevamo i cambi che partivano. Questi sono sempre uguali. Adesso ci passiamo una bella giornata, va bene? Mm-hmm. Oggi è il compleanno mio. Tu telefona a Romoletto che lui voleva fare quella cosa. Lo facciamo lì qua e ci facciamo il servizio, va bene? Io non so che senso. Faccio venire anche il scherzo. Tutti qua, ci penso io. Ci penso io. Buonasera, ciao, grazie. Pronto? Pronto, sarò. Sono Mario. È arrivato il momento che mi hai promesso. Sì, oggi è il compleanno con Salvatore. E se vieni, se mandi due scagnozzi, te lo porgo su un piatto d'argento. D'accordo? Noi stiamo alla Arpa Fenice. Al solito locale. Ok, vi aspetto. Salute ragazzi, auguri. Auguri. Altre mille in questi giorni. Stasera dobbiamo andare. Ci sentiamo domani. Baciamo la mano a tutti. Baciamo la mano. Arrivederci. Mario, Don Salvatore, non so fare.
Cerca tu Salvatore, ecco, te lo dico. A me, ma dai, questa roba qua, sono 20 milioni di euro. Falla più. Mi ha detto Don Salvatore che vi dovete dare da fare. Va benissimo. Faremo il nostro possibile. Hai capito? Mi raccomando, eh. Faremo il nostro possibile. Poi io sono il responsabile. Va benissimo. C'è sempre il soldo come l'altra volta, no? Questa è la risposta per Don Salvatore. Allora questo dobbiamo finire, entro la fine del mese. Sì. Dovete far mandare mandato, perché ormai abbiamo finito, va bene? Va bene, non c'è dolore. Io... Questa è una cosa che ormai il lavoro è finito. Qui si tratta di un miliardo. Ormai hanno dato solo un accordo. Mettiamo qua sotto. Qua bisognava qualche cosetta al giornale. Ci pensiamo noi. Se poi resta tutto nostro. Ci pensiamo noi. Va bene. Va bene. Va bene. Francesco, qui bisogna vedere che gli affari non vanno troppo bene. Lo vedi in conteggi, io ho portato tutto quanto. E si deve vedere. L'onorevole si deve mettere in testa che deve fare quello che diciamo noi. Perché sennò non siamo avanti. Ah! Sì? Don Salvatore, c'è il dottor Massaro al telefono da Milano. Sì, va bene. Adesso porto un blocchetto con la penna che dobbiamo prendere degli appunti. Va bene. Pronto? Sì? Va bene. No, ma la merce è partita. Dovete aspettare 2 o 3 giorni perché ci hanno avuto degli incidenti. Va bene, dottor Massaro, ci sentiamo.
Arrivederci. Ciao, ciao. Buonasera. Come stai? Bene. Stai bene? Ti presento l'onorevole. Onoratissimo. Questa è la mia fidanzata, Sara. Onoratissimo. Accomodati. Allora, vogliamo andare? Sì, ecco, finisco con l'onorevole. Non chiudo, sì. Allora, va tutto bene così con lui? Sì, penso che vada bene. Ci sentiamo per telefono la settimana prossima. D'accordo, Sara. Va bene? D'accordo. Va benissimo. Onorevole. Mi saluti l'onorevole, tutto quanto. Presenta la San Federica, facciamo la mano. Signor lo segui. Arrivederci, molto lieto. Bene, arrivederci, ci vediamo domani sera. Salvatore, ma hai letto i giornali? No. Hai visto al ristorante dove sono andati l'altra sera? Sì. Ho ucciso 3 persone. E ho visto quando io ti dico che bisogna essere protetti. Meno male che siamo andati via presto. Fortuna che siamo andati alla discoteca. Va bene, adesso andiamo, dai. Samantha! Sì? Vieni. Adesso io accompagno Sara che dobbiamo andare a fare delle spese a Roma. Se telefona qualcuno ci dici che io non ci sono. Va bene. Prendi gli appunti. Sì, va bene? Ci ciao. Vediamo domani. Anche. Arrivederci. Chi siete? Lasciatemi, cosa volete? Non ti preoccupare, questo è un sequestro per tua patria. Stai tranquillo. Signora Ragusa, ascolti bene. Abbiamo sequestrato vostra figlia. Niente polizia. Ha capito? Avvisi suo marito. Cerchiamo il riscatto. Niente polizia, sennò vostra figlia finirà male. Ci faremo risentire. Consente le condizioni, penso che è breve. Mangi. Michele, Don Salvatore vuole la guerra. Va bene, Sommaro. È guerra sia. Va bene, Sorò. Posso contare su di te? Va bene, Sorò. Grazie. Sorò, inizieremo proprio stasera. Faremo una carneficina. E sia fatto. Proprio stasera. Cioè, sia fatto. Sia fatto perché non ne posso più. È ora di finirla. Beh, basta che posso contare su di voi. Fatto. Che siete l'unico che posso fidarmi. D'accordo? D'accordo.
Grazie. Andate. Andate e fate quello che dovete fare. Fate la spina per poi versi. Tocca a voi. È già come fare. Se la mando da Romolo. Devo sborsare 6 miliardi, ma capito? Sì. Pronto, pronto! Siete venuti a liberarmi? No, andiamo in un altro posto, questo non è più sicuro. Lo dobbiamo portare via. Ma perché non mi liberate? Perché tuo padre non ha pagato la tangente. Ma mio padre non ha molti soldi, non ha quelli che chiedete voi. Come non ha soldi? Se tuo padre c'ha tutti i soldi dalla camorra per andare al ministro. Dobbiamo andare all'altra parte. Onorevole. Facciamo la mano. Come va? Bene, lei? Bene. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Le volevo dire che di quella faccenda sì. Te devo occupare tu. Ma ci penso io, tu pensa a parlare con l'onorevole. Io questa sera vado a Roma. Prendi il contatto e noi vediamo un po'. Ci dici però che deve essere un patto di sangue. Stai tranquillo. Io penso di scucirgli almeno un 3 miliardi. Va bene, e poi ci riconsegniamo a Piccirida. Tutte cose ci penso io. Tu ci devi dire che è sistemato tutto, Don Salvatore c'ha gli agganci, vede un po' da sistemare tutto quanto, va bene? D'accordo, Don Salvatore. Ho fatto il trasferimento. Abbiamo montato in montagna la Piccirida. Andiamo sveglia, su. Questo non serve più. Siete selvaggi. Stai tranquilla, stai buona. E forse domani sarai liberato. Se paghi il riscatto. Ma devi venire però. Pure il mangiare. Mario, la pistola. Mi raccomando, fa buona guardia. Speriamo bene. Allora. E porta da mangiare, porta. Capito?
Minchia, ma sempre uguale, eh? Ma Salvatore! Oh, San Benedico! La faccenda sta a posto. Tutto a posto? La 18 è stata trasferita. Armando è di guerra. Come ci dobbiamo comportare? Aspetta un minuto. Aspetta, dobbiamo fare un'altra cosa. Sostituisci Armando con altri due picciotti, perché sta tutto a posto, ci dà 3 miliardi l'onorevole e dopo facciamo noi, andiamo sopra al rifugio, li facciamo fuori e facciamo vedere che abbiamo salvato la ragazza, va bene? Ha sborsato i soldi. Sta tutto a posto, stasera viene l'altro Francesco, Don Francesco viene, porta i soldi e noi dobbiamo andare a liberare la figlia, va bene? Tu vedi da sostituire. Sostituisci tutto quanto e facciamo, io e te ci vediamo questa sera e andiamo a fare il servizio, va bene? Va bene, Don Salvatore. Ci vediamo questa sera. Mi raccomando, le cose perfette, eh? Va bene, ci penso io, Don Salvatore. Arrivederci. Tutti quanti. Va bene. Onorevole. Noi ci dobbiamo vedere sempre così perché purtroppo mia moglie ormai ha cominciato a capire qualche cosa. Io oggi faccio il fatto e dopo ci vediamo all'onorevole. D'accordo, Salvatore. D'accordo. Arrivederci. Tante cose. Ma avete trovato bello il rifugio? Dove l'avete trovato? Come avete fatto? È un rifugio provvisorio. Ecco lì due picciotti, stanno a mangiare. Stanno lì? Sì. Va bene, adesso andiamo, vediamo un po' cosa si deve fare. Ma adesso che succede, Dio mio? Calma, su. Su. Andiamo, ti riportiamo da tuo padre, su. Tutto è finito, su. Su. Ecco, ti ho portato pure Samantha, la mia segretaria. Adesso andiamo a casa, va bene? Su. Montate in macchina, su. Saputo oggi è morto Don Romolino. No, e come mai? Come è successo? Crepa cuore. Gli ha preso un infarto. Qua la banda stando al fumo. No, la banda è proprio finita, ormai, proprio. Bisogna squagliarci. Senza Romoletto la banda non esiste più per me. Qua bisogna squagliarci, Angelo. Scappiamo subito. Liberata la figlia dell'onorevole Pippo Caruso, i sospetti si orientano verso Don Salvatore Corleone, pregiudicato. Salvatore! Che c'è? Ma hai letto il giornale? Cosa c'è? Ma allora sei tu. E ma che ti credevi? Ti credevi che i soldi vengono dal cielo? Purtroppo la nostra famiglia sono generazioni che sta implicata in mezzo. Ma potevi anche dirmelo. E su, adesso sei implicata pure tu, te ne devi andare un po' di tempo. Vai in Svizzera, io ho preparato tutto quanto, albergo, tutto quanto, e poi ci sentiamo telefonicamente. Io devo sparire pure io per 2-3 mesi. Io vado a New York e poi da lì ci sentiamo per telefono.
Va bene? Prepara la valigia, tutto quanto, che è tutto pronto. Mi dà un documento per cortesia. Sì. Quante cose ti devo dire? Adesso mi racconterà. Devo fare. Che bella, che bella, guarda che veduta. Ci manca lo spirito per stare qua, purtroppo. Sì, sei arrivato tutto bene. Hai trovato tutto a tuo agio. Va bene. Senti, però adesso da oggi in poi ti telefono io. Sì, perché c'è il telefono con sotto controllo. Va bene? Aspetta la mia telefonata. Ciao amore, ciao, ciao. Dimmi. Ti stanno cercando? A mia. Sì. Perché? La polizia. Quei maledetti sbirri. Come mai? Che qualcosa hanno scoperto di noi. Va bene, adesso intanto domani andiamo a giù. Dobbiamo parlare con la nostra famiglia, vediamo un po' quello che succede. Ti devi vedere da muoverti in qualche modo perché... Partiamo, pure qua a cercare. Partiamo immediatamente. Stai calmo, Dano, non è, ma ti devi calmare. Stai calmo, già stai calmo. Ma cosa ti hanno detto qualche cosa a te? A me degli informatori. Va bene, allora andiamo su, vediamo un po' quello che succede.
telefono dov'è? Via. Pronto? Samantha, senti, mi devi fare una cortesia. Mi devi portare tutti i documenti con la valigia all'imbocco dell'autostrada, va bene? Per stasera, alle 7:30, va bene? Ciao Samantha. Dobbiamo parlare un pochettino perché sono dovuto lasciare la macchina sotto le montagne e venire a piedi. Che è successo? Oggi è venuto Dana alla fabbrica e ha detto che siamo ricercati, ci sta un po' di movimento. Sara io l'ho mandata in Svizzera e adesso io devo andare giù un po' dalla famiglia. Qui mi raccomando, ci pensi solo tu. Io ho corrotto già il questore, il comandante, i giudici, ci ho dato 300 milioni. A te ti sono rimasti qui 500 milioni, così puoi sistemare tutto quanto. E io vado. Don Salvatore, io qui sto tranquillo. Sto rifugio solo Tano, lo sai. E bene, Tano non parla intanto. Di Tano mi fido, è di Armando che poco mi fido. Armando ci penso io, Armando, prima di partire. I piccioli dove stanno? I piccioli stanno qua. Va bene Mario, io ti saluto, mi raccomando a te, eh? Mi raccomando Mario, eh? Ciao Mario. Ciao Mario. Io ti sono venuto a lavorare perché sono un po' raffreddata. Ho portato tutti i documenti che erano nella cassaforte. Va bene. Quando torna? Fra 3 mesi, non ti devi preoccupare tu. Poi ci mettiamo in contatto per telefono, io mi fido di te, stai attenta giù all'azienda, capito? Ciao Samantha. Mi raccomando, Ti riguardi. Va bene. Mi sono messo d'accordo con Mario, sta tutto a posto, poi ci penso loro, ho lasciato i piccioli, tutto quanto. Mi raccomando, io 3 mesi sto fuori, va bene? Okay. Mi raccomando a voi, ciao. Buona fortuna. Mi raccomando, guardate pure Samantha e l'altro alla parte. Ci preoccupate. Arrivederci. Ciao.
Pronto? Don Pippo, io sono arrivato ieri sera, ho incontrato qualche amico e mi sono fermato a dormire. Domani ci vediamo giù da lei. Io passo giù e ci vediamo, va bene? Arrivederci, Don Pippo. O segui. Sono già le 9:30. Buongiorno, compagno. Tutto bene? Come va? Arrivederci. Ma come mai non siete venuti? L'onorevole dov'è? Mi raccomando, state attenti che mi faccio accedere a tutte e due. Ma che minchia facciamo? Sono 3 ore che vi sto aspettando. Va bene. Va bene, va bene. Assassino! 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 Ma che siete voi? Cosa sei tu? Ma che sei? Non sei nessuno! Assassino! Ma tu non sei morto! Io sono Don Salvatore Corleone! Anche Don Pippo Caruso farà la vostra fine! Che io non ho paura di nessuno! Brutta fine fate tutti! Chi si mette contro di me? Morirai anche tu!